L'abbazia di Santa Maria di Fiastra, lungo il corso dell'omonimo fiume, si trova a pochi chilometri da Macerata e Tolentino, nelle Marche. Oggi vi risiede una piccola comunità di monaci benedettini cistercensi, così come al momento della fondazione, nel XII secolo. 1142 è l'inizio dei lavori, un gruppo di monaci viene da Chiaravalle di Milano e fonda qui questo monastero. Più o meno ci mettono 100 anni a costruire il monastero. Il materiale molto è preso dalla città romana di Pisania distrutta. La chiesa del monastero e tutta la struttura del monastero rispecchia lo stile del XII secolo. Successivamente, nel 1400, troviamo gli affreschi, i pochi affreschi della chiesa. Mancano le volte nella chiesa perché sono state distrutte, le capriate che troviamo sono del 1400. Il chiostro risente dello stesso influsso. È stato anche questo rifatto nel XV secolo. Ci troviamo nell'antico refettorio dei monaci conversi. L'altro refettorio dei coristi è stato demolito nel XIX secolo. Qui è molto evidente l'uso del materiale preso dalla città romana di Urbisaglia. Qui abbiamo delle colonne di diverso tipo, di marmi e capitelli di diverso genere, così pure le basi delle colonne. Questo refettorio con l'altro ci dà il senso della capienza dei monaci. Qui c'erano 100-150 monaci e il trauma che ha subito l'abbazia nel 1422, quando Braccio da Montone, passando questa zona, uccide quasi tutta la comunità. Nel corso del Cinquecento l'abbazia passò ai gesuiti, che la tennero per più di tre secoli. Qui ci troviamo nella sala delle oliere, costruita dai gesuiti nel 500-600, e quindi veniva lavorato e custodito l'olio. Ora restaurata abbiamo invece un museo archeologico. Con la soppressione dell'ordine dei gesuiti, il complesso viene comprato dalla famiglia Giustiniani Bandini e qui nel monastero vengono demoliti il refettorio e la biblioteca del monastero e viene costruito il palazzo. E nell'antica clausura, che era dove siamo noi adesso, dove c'erano gli orti, vengono piantumate questi alberi che hanno ormai 300 anni. Sono degli alberi molto belli, c'è un sughero che sembra sia l'unico delle Marche e altri alberi di questa grandezza. Le grotte camminano parallele alle fondazioni della chiesa, dell'abside della chiesa. Era probabilmente un luogo di collegamento, di passaggio che seguiva il chiostro. La temperatura è costante, abbastanza fresca, quindi serviva per custodire le derrate. La sala del capitolo, che è rimasta intatta, semplicissima, la sala del capitolo dopo la chiesa è la sala più importante del monastero, dove è la sala della comunità, ci si ritrova tutti i giorni e prende da qui il nome, dal capitolo della regola che si legge, ma è anche il luogo della comunità, quindi si accolgono i novizi, si prendono le decisioni per la vita della comunità, ecco, per questi motivi è la sala più importante.